intraprese, anche perché tra 2 mesi, 3 mesi ci sarà la giunta nuova e per cui ci sembrava giusto anche dire chi siamo, cosa abbiamo fatto e quello che vorremmo. Allora, partiamo subito dal fatto che noi siamo nati quasi 2 anni fa per sostenere, secondo noi, una buona causa che era quella del non chiudere la piazzetta Parmigiani. È un obiettivo a cui siamo riusciti e poi da lì siamo continuati a crescere. Se vi ricordate, avevamo raccolto circa 600 firme tra commercianti e cittadini, perché non siamo, il comitato non è solo commercianti, non siamo dei lobbisti di commercianti, è un comitato che vuole fare il bene per la città. E visto che tanti di noi sono operatori tutti i giorni sulla strada, forse riteniamo che abbiamo un occhio migliore rispetto alle persone che magari si apprestano ad amministrare la città. Ci siamo concentrati in modo specifico sulla viabilità, sul piano parcheggi della nostra Magenta. Abbiamo protocollato 4 volte una documentazione che facesse riferimento al piano urbano del traffico. Purtroppo non siamo stati ascoltati, che è legittimo, ogni amministrazione fa quello che meglio crede. Dal nostro punto di vista però pensiamo che non tener conto dell'opinione di operatori che tutti i giorni vivono la città, vivono la strada e vivono il marciapiede sia un grosso errore. Perché noi siamo le prime sentinelle, io parlo dei commercianti e degli artigiani, che sono poi le persone che creano economia, che sono persone che creano posti di lavoro, che sono le persone che hanno fatto investimenti. Sono le prime sentinelle della città. Non voglio scadere nei luoghi comuni, però è vero che una città è viva nel momento in cui ci sono gli operatori economici che vanno avanti ad investire, che vanno avanti ad operare, che vanno avanti a lavorare. Nel momento in cui, e lo vediamo anche in paese vicino a Magenta noi, nel momento in cui si iniziano a chiudere i negozi, si iniziano a chiudere le piccole attività, il paese muore, cioè il deserto è la morte. Per cui la speranza, e non solo la speranza, perché non bisogna solo vivere di speranze, poi nella vita bisogna essere anche pratici e concreti. Noi non abbiamo mai chiesto niente, abbiamo solo chiesto di essere ascoltati, cosa che non è mai avvenuta. Purtroppo, io dico purtroppo perché nel momento in cui chiunque, e lo dico anche in previsione futura, prenderà l'onere di amministrare la Magenta, sia il sindaco sia la giunta e gli stessi consiglieri, a mio avviso non potranno prescindere dal fatto di non incontrare, non considerare delle persone che operano in questa città. È sbagliato di principio. La questione del piano urbano del traffico che è andata in approvazione senza neanche fare un'assemblea pubblica come noi 1 anno fa avevamo richiesto, senza peraltro aver ricevuto nessun tipo di risposta, è sbagliato. Non c'entra il partito uno o l'altro, è sbagliato. Quando le persone, chiunque siano, vanno ad amministrare, non possono non considerare comunque delle categorie che vivono, operano e lavorano nella città. Quindi questo è, secondo noi, sbagliato proprio come approccio. Andiamo nello specifico. Noi abbiamo proposto delle soluzioni per la viabilità Magenta, nel senso che di principio noi siamo del parere che nessun tipo di strada debba essere chiusa. Le strade bisogna tenerle aperte sempre e comunque, come primo punto. Secondo, non bisogna mai fare, tranne per evidenti limiti di carreggiata, strade a senso unico. Le strade a senso unico si fanno solo quando la carreggiata è stretta e pericolosa, se no non si fanno mai, mai, per qualunque motivo.
questione parcheggi. Purtroppo dopo 6-7 mesi, vediamo, siamo qui a fianco del silos nostro, che la sperimentazione, comunque purtroppo non sperimentazione, è un fallimento. E non dimentichiamoci che il silos è stato fatto come parcheggio pubblico, è un'opera pubblica. Il parcheggio silos ha quasi 300 posti come capienza, e non c'è un giorno che ci siano più di 20 automobili. Vuol dire che non va bene. Vuol dire che comprensibilmente, legittimamente, la giunta che va a fare questo tipo di scelta può decidere, ma quando vede che la cosa non funziona, è intelligente cambiare rotta. Non si può tenere 300 posti in centro Magenta vuoti. Non si può, non si deve, è sbagliato. Quindi tutti possiamo sbagliare. La scelta è stata sbagliata, si cambia scelta. Deve essere così, come qualunque altra cosa. Questione anche delle strade. Vi faccio un esempio su tutti. Via Roma. Noi adesso abbiamo Via Roma con tre tipi di pavimentazione diverse. Non ha senso, cioè nel momento in cui c'è un certo tipo di organizzazione, di pianificazione, io la via decido di farla legittimamente, la devo programmare e la faccio dall'inizio alla fine. Non posso in una unica via fare tre pavimentazioni diverse, in tempi diversi. E tra l'altro, secondo me, questo lo dico perché me l'hanno detto tutti, è terrificante rifare le strade e non i marciapiedi che sono mostruosi. Non puoi rifare i pezzi di strada e lasciare i marciapiedi indecenti, perché sono indecenti. Noi abbiamo la via commerciale della città, il centro città, con i marciapiedi indecenti, e poi si dice che si sono fatti i pezzi di strada. Ma no, è brutta! Cioè, bisogna riproporre anche il termine bellezza, non come termine superficiale, ma nel pieno senso della parola, che non siamo più abituati, ci siamo disabituati al termine della bellezza. Cioè, nel momento in cui si dice che ci sono pochi soldi, le risorse sono quelle che sono, a maggior ragione quando vado a programmare lavori, li devo pensare, li devo riflettere, li devo rivedere. Ma poi li devo fare bene, bisogna farle bene le opere. Nel momento in cui vado a fare delle opere pubbliche, le devo fare una mappatura totale dei parcheggi a Magenta, senza sapere leggere, scrivere e dividerli tra liberi, a sosta e a pagamento, ma con un principio base che le tariffe devono essere basse, basse, basse. Le tariffe devono essere basse, se no non ha senso. Perché? Perché è proprio nella logica del dire a Magenta deve essere agevole entrare, agevole parcheggiare, agevole uscire. Questo, se noi vogliamo tenere viva una comunità, deve succedere, se no non ha senso. Cioè, se no stiamo sempre, passano gli anni, parliamo di aria fritta, ma non serve niente. Noi abbiamo dato questi contributi. Continueremo a darli. La cosa bella è che noi ci siamo posti e ci porremo sempre a fianco dei cittadini e dei commercianti perché vogliamo migliorare questa città. Perché tenete conto che tante persone, tanti di noi hanno un negozio. Il cittadino è anche colui che non viene solo a comprare un prodotto, un articolo, è anche colui con cui ci si scambia le quattro parole sulla vita cittadina. E non si può prescindere dal pensiero di queste persone che vivono la città. Noi, se vogliamo migliorare questa Magenta, dobbiamo ascoltare chi opera e chi vive in questa città. Fino a quando non succederà, si faranno sempre soltanto delle scelte ideologiche che non servono a niente, non servono alla miglioria della vita. Noi dobbiamo migliorare anche con le piccole cose la qualità della vita e bisogna farlo ascoltando e ascoltando attraverso quelli che operano, quelli che fanno, quelli che lavorano.
fino a quando questo mancherà, a mio avviso non si andrà da nessuna parte. E purtroppo questa cosa in questi anni è mancata, a me spiace dirlo, e questo non c'entra, perché qua come Comitato Magenta Vuole Vivere ognuno vota quello che vuole, ok? Però qua non c'è mai stata interlocuzione, è sbagliato. Nel momento in cui un sindaco, qualunque esso sia, va ad amministrare la città, non è più il sindaco di un partito, deve essere il sindaco di tutti. La giunta non è più la giunta del partito che l'ha eletto, deve essere la giunta di tutti i cittadini, anche di chi non l'ha votati. Se questa cosa non si realizza, anche proprio l'istituzione perde di valore, e non può succedere questa cosa qua. È sbagliato, l'istituzione deve essere super partes riguardo a qualunque le scelte legittime di ognuno. Se questa cosa non avviene, arriva blackout, tanto è vero che purtroppo la situazione è stantia, per tanti versi la situazione di Magenta è stantia. Un'altra cosa che ce l'ho qua, però ve la dico, è che noi non siamo un'associazione, non siamo iscritti all'albo dell'associazione di Magenta, nonostante sia stata fatta richiesta, ok? Noi le volte in cui abbiamo avuto bisogno della casa Giacobbe, il comune ci ha fatto pagare. È profondamente sbagliato. Uno, perché o mi consenti di iscrivermi all'albo dell'associazione, ok? E si poteva fare. O comunque ti crei un albo parallelo dei comitati, visto che a Magenta c'è più di un comitato, e mi metti alla stregua dei comitati già esistenti. Perché noi dobbiamo pagare e gli altri no? Anche questo secondo me è stata una cosa un po' bruttarella, scorretta. Quanto è che avete pagato la casa Giacobbe? Adesso qua i documenti te li faccio vedere, quelli che... Allora, noi abbiamo pagato, a luglio abbiamo pagato 48 euro, con tanto di contabile dalla banca. Okay. Per quante ore? Sono due ore. Due ore di riunione, sì, avevamo bisogno della riunione e l'abbiamo fatta. E la stessa cosa è avvenuta quando l'abbiamo chiesta a ottobre, anche qui casa Giacobbe, 48 euro, scusate. È sbagliato, cioè qui ci voleva un minimo di buon senso, si andava a fare una piccola delibera di giunta e si risolveva tutto il problema, perché sennò vuol dire che si usano due pesi, due misure, e questo non è giusto. Detto questo, vi dico, noi diventeremo sempre più punto di riferimento della città, sia come operatori, per i commercianti, per gli artigiani, per i cittadini, perché noi siamo le sentinelle dei cittadini. Noi vogliamo migliorare la città da tutti i punti di vista. Quello che non è avvenuto e che invece vorremmo, soprattutto per il futuro, qualunque sia il sindaco o la giunta, è che si metta più in atteggiamento di ascolto, perché senza l'ascolto non si fanno le cose